dice menzogne, allora, abbia, mi dica il conteggio di 50.000 euro come sono stati spesi. Adesso circa. E circa neanche 5.000 euro. Sono quasi 34, tra pareti, legale e tutta compagnia cantata. Ma che significa? È che il più compagnia cantata. Ma il risultato cantata qual è? Zero. Lei, cosa avete speso 10.000 euro? Il risultato qual è? La farmacia? Lei, dove sta? Bugiardo, di lavoro? Dove lei sta? È bugiardo, ha detto 50.000 euro. Sono stati spesi esattamente o 3.000 euro per avere una consulenza per le modalità di gestione. Lei lo sa come sta il fatto della farmacia comunale? Ma dopo è stato dato un incarico per fare il ricorso e tutto quanto, era qua, la regione l'ha bocciata. Che significa? Lei che dice? Lei non conosce nulla! La comunale, lei non sa sta nulla! La farmacia dove sta? E allora mi dica qual è la procedura. No. Mi dica che cosa. Ma lei ha previsto, lei viene qua il consiglio comunale, deve fare la farmacia comunale, spende i soldi e poi si fa bocciare i procedimenti di legge. Sbagliate le carte. Ma che significa qui? Ma lei veramente. Ma lei è convinto che in questo modo lei può andare avanti? La farmacia comunale, allora vuole che gliela spieghi proprio singolarmente. Sì, questo. Il risultato, alla fine e vuole sapere il risultato, e 10-50 e faccio bocciare la regione, ma che vuole sapere? Allora, la regione è intervenuta su tutti i conti, perché il funzionario, che cosa avete? Si vada a vedere gli altri. Il funzionario ha anticipato il tempo, chi è che non è pronto al 20 di luglio per la farmacia comunale viene revocato il diritto di prelazione. Il consiglio regionale nello stesso momento è andato in consiglio comunale, in consiglio regionale ha fatto la proroga fino al 31 dicembre. Quando arriva un decreto regionale mi devo sottostare a tutto quello che dice la regione. È logico che noi come ente comune vogliamo il diritto di prelazione sulla farmacia ed ecco che attacchiamo il decreto fatto dal dirigente. Oggi 18, in questo momento si sta decidendo al TAR di Napoli la situazione consorzio comune-regione. Lei era a conoscenza? No. Lei era a conoscenza che abbiamo pagato 3.000 euro e non 50.000 euro? No. E allora non dica bugie. Non sono tre. No, però io dico il consigliere che quando fa queste comunicazioni un civico consesso dove ci sono anche i cittadini a portare dei dati ufficiali, no, deve portare i dati ufficiali, non può sparare le cifre così, consigliere, mi consente, perché noi siamo la revoca del diritto di prelazione perché avete presentato in scadenza la domanda. No. Andate a vedere su Facebook il progetto. Lei lo sa che abilità c'ha quella di buttare nella mischia una cosa che non c'entra niente, perché poi peraltro non conosce gli argomenti, e sfuggire all'argomento di consiglio comunale dove lei si deve esprimere come consiglio comunale, ma è incompetente. Lei non sa nulla, lei in effetti parla a bandera. Questo è. Questa abilità l'ha imparata da lei comunque, però forse quando poi la devo iniziare a calcolare, non lo so, maestro, con dare compagni. E ci stanno tre. Però posso dire una cosa, sì, ma al di là di questo ci stanno questi problemi. Era necessaria una delegazione di 20 persone che vada a Scea Marina a spendere il compagno. Siamo andati con la ma non mi dimentichiamo come cittadini, noi non compriamo la casa di comprare, abbiamo una fattura da Scea Marina, abbiamo fatto la a quanto di comprare. Allora, chiedete poi capire una cosa, ma che si sconda la testa della vaga? Per cortesia, non deve essere preciso. Guardate che qua fa la vista agli anziani, allora teniamoci ai punti all'ordine del giorno, se non ci sono altri interventi su questo argomento specifico, noi possiamo anche passare al prossimo punto perché questo è